Ciao a tutti boys, ben ritrovati nel mio studio. Scusate se non ho più fatto music reaction, ma ero troppo impegnato a portarvi contenuti più interessanti, come trasformo i meme in 808. Per chi ancora non l'avesse capito, io non amo particolarmente fare music reaction. Quindi vi chiedo subito un bel pollicione in su per il vostro CicciGamer89 per ringraziarmi per avervi portato un content che non mi va di fare. Ragazzi, lo sapete, sono sempre stato onesto e trasparente con voi. Inutile che vi dica, sì, che bello, oggi faccio una music reaction, andiamo. Quindi metto da parte l'orgoglio e la dignità che ho perso ormai da anni. E oggi ci andiamo ad ascoltare un po' delle ultime uscite, un po' delle uscite di inizio 2020. Ecco, il titolo sarà questo. Reagirò ai brani che mi sono stati segnalati di più tramite DM di Instagram. Quindi se anche tu vuoi inondarmi di richieste a cui mai darò una risposta, seguimi su Instagram. Oltre ovviamente ad iscrivervi a questo canale, cliccando anche la campanella. Ho sempre odiato le persone che chiedono l'iscrizione al canale. Non iscrivetevi! Il primo brano che ci andremo ad ascoltare oggi, Rosa Chemical, Britney, con la faccina che fa l'occhiolino, Fit Mambolosco e Radical. Oh, Breaking Bad. Lei che pensa che Breaking Bad sia la migliore serie mai stata prodotta. La squadra sta al molli come voi state agli snitch. Covid freestyle di Da Supreme. Sto giù e faccio la linna per fare su star come Britney. La squadra sta al molli come voi state agli snitch. Tu sul cazzo, infami bitch e boxer. Beh, Rosa Chemical si addice molto a questo sound. Secondo me un palo di scarpe con un metro di Rosa Chemical non mi è mai piaciuto. Ma cazzo, con questo sound spacca, devo dire, eh. Non sto a considerare il testo, non scrivetemi nei commenti, ma il testo fa cagare. Non lo conto, non lo sto valutando. Con le mani da cracco, perché vengo dal fango, voglio che lo sai. Mi dice fai il bravo che poi non ti passano, a me fatto un cazzo di forza rirodio. Dov'è Mambolosco? Allora intanto sono fatto come sempre. Rockstar come Vasco, ammazzo il beat sembra garbato. A me le rime di Mambolosco veramente mi fanno ogni volta pisciare addosso. Tasche, sto in paranoia, c'è suspense. Il giorno che fumo, frate, sono stanco. Faccio bagnare bitches come Franco. Questa bitch vuole un po'. Questa bitch non mi ama, vero? Vuole fare un figlio. Big sleep, mi sta. Quante parolacce sono in questa canzone, mamma mia. Questo pezzo, seppur con alcuni alti e bassi, mi è piaciuto. Prossimo pezzo, Ok Boomer di Nitro. Hey Boomer, fatto la morte su un fake Uber. Cazzo, lo stesso beat di prima. Bitch e boxer, questa chi l'ha prodotta questa? B-Dop e Moz. Questa chi l'ha prodotta? Ah, B-Dop nazionale, Hey Boomer, fatto la morte su un fake Uber. Ci diamo in sei scooter. Una vita le ho usate tutte. Penso che morirò giovane cart. Mi sembra di ascoltare lo stesso pezzo di prima, ragazzi. Non so voi. Tutti sti infami mi stanno sul costato. Non è male, ma quella di prima, cazzo, spaccava molto di più, dai. Baby Gang, Treni, Fit il Ghost. Speriamo di cambiare un po' mood, perché sennò davvero impazzisco. Oh, da bambino te lo giuro dormivo sui treni. Ero dentro un vagone con cinque stranieri. Dormivamo sette dentro un garage. Sette facce sauvage. Mood completamente diverso dai pezzi di prima. Qua ragazzi siamo proprio nel... Se tutto ciò che sta dicendo adesso è vero, e credo, spero di sì, tanta roba. Ero un marocchino, mangia couscous, ora marocchino coi milioni di views. Io me ne sbatto il cazzo di questi milioni di views. Furbetto sotto al blocco, poi dopo una sentinella si incazza. Passami una cartina, devo girare il mondo. Questo è un bel pezzo, cazzo. Qua abbiamo un testo semplicissimo, senza troppe finezze, però nudo e crudo. Ci sta, mi piace un sacco. Prossimo pezzo, il 3 Apollo 13 feat Vegas Jones. Questo dovrebbe essere un pezzo dell'album. Non me lo ascolterò tutto, però scrivetemi con un commento se devo fare la reaction a questo album oppure no. E dimmi cosa vedi. I tuoi occhi sono diversi dai miei. Faccio fuoco ma rimango poco. Voglio stare in una villa con il maggiordomo. Se mi rossi sulla minimoto, faccio testa fotomi. Di capire come vivo la giornata. Vivo nella tua festa privata. Segnati la data, sputo sui miei. Cosa? Mi svento là quelle bandiere. Fa termino, ti conviene. Ma che cazzo è? Poi dimmi se viene. Dici rimane male serio. Non so quattere chiudo ma ti apro quella faccia. Giuro sono serio. Chiama quattro medici. Voglio fare fuoco e fiamme solo con un medici. Dimmi cosa. Non ho parole, ragazzi. Uno dormi coricato sulle allori, carico caricatori. Poi ti trovi fuori in faccia come l'MD. Diventiamo forti, PC oddi, PC stimoli. Da quando ho fatto un po' di soldi sono fuori con l'arredamento. Ho smesso di buttare via fogli per i vestiti. Fra da quando li distingo da tutti si conoscenti da realmente. Io lo spirito due palle così grosse che rimbalzano. Fra non mi fatto un cazzo come le sbiche che si amano. Ti dico la verità, fra io disegno le rime.
chiama, ricarico le pilone. Guardami negli occhi e dimmi cosa vedi. Cazzo, stocco! Erano anni che non sentivo un pezzo così. Ho lacrime, cioè si vedono. Prossimo pezzo non è una first reaction, anche perché c'è il mio commento all'inizio, per cui sarei un ipocrita se vi dicessi che l'ho ascoltato per la prima volta. Però voglio darvi un parere riguardo all'aggiunta di Pacchi e Giorie a TikTok Remix. Cioè, no, giovane gangsta, proprio come piace a questa. Nuovi miei Rolex, Batman Black sopra il destro, un look verde sul sinistro. Ora ho fatto successo, prima è stato successo. Allora, vi spiego secondo me com'è andata. Secondo me gli hanno detto a Pacchi: Pacchi, in questo remix dovrei dire cose talmente senza senso da far ridere tutti. Sì, cioè, secondo me è andata così, ragazzi. Anche perché, cioè, non me la spiego. Rime assolutamente super cringe, discorsi senza senso. Mi è zusce, premo bottone lessa, fra macchina bucora, macchina lessa. Lui può anche starci, tanto non capisco un cazzo. Però come musicalità Giolie sta su un altro livello rispetto a Pac. Prossimo pezzo, Bugie di Massimo Pericolo. Chill. Diranno mai la verità sulla verità. Un giorno di galera non ti cambia in meglio. Questa merda non riabiliti nessuno. Vendevo l'erba, ma voi vendete fumo. Che testo, ragazzi, che testo. E mi piace un sacco bere, e a volte bevo un sacco. Mio padre neanche beve, alza la voce a cazzo. Baby, con le bugie che ci beviamo, quando andremo lontano da ciò che siamo veramente. Bella, cazzo. A me veramente piace un botto come scrive Massimo Pericolo. Penso che mi riascolterei più e più volte, quindi un bel like per Massimo Pericolo. Nema Ezza, Offline, Vegeta Remix. Drill! Sentiamoci sta drillata. Macchine blindate, vetri oscurati. Ancora criminali, basta! Il possesso delle popolari non è in mano a nessuno. Ancora! Qua non c'è mafia, non sparo in aria. Tua madre, ti rapino. Tutti criminali! Tutti criminali! Ma che cazzo? Che cazzo viviamo, ragazzi? Pezzo che non mi riascolterei. Contenuti soliti. Quindi criminali, sparatorie, furti, rapine. Che cazzo? Prossimo pezzo, coltellata di Gazelle feat da Supreme. Io non me la sono mai ascoltata questo pezzo perché hanno due stili completamente opposti. Come hanno fatto a... Penso a quante volte non ti ricordavi neanche il mio nome. Una notte ubriaca su una bici ruba. Con uno sconosciuto che non parla e non chiama e non ti ama. E la notte si accende come le sigarette. Minchia, ragazzi, sembra un boomer a ballare con queste cose. Io prendo mia madre in casa. Oh no, non volo con lo cost, ma nel senso. Come è possibile che da Supreme stia bene su tutto? Ovunque lo metti, ci sta bene. Mi si abbassa l'autostima. Che quando fumo e volo faccio film da popcorn. Con uno sconosciuto che non parla e non chiama. Io sarò pure un boomer. Ma io preferisco mille volte un pezzo così rispetto a quello di prima, di Nema Ezza, come si chiama? Cioè lui. Molto più originale un contenuto così, secondo me. Ci siamo. Io personalmente, parlo per me, mi sono rotto il cazzo di questi criminali. Basta! Basta! Bene, ragazzi, questa reaction termina qua. Lasciate like se volete che io porti ancora il music reaction del genere, anche se non mi va. Vi chiedo umilmente di cliccare qua in alto a destra e di passare dal mio Patreon, che potete trovare videocorsi di produzione musicale, mix, mastering di voci, mix di beat, tutto potete trovare, ragazzi. Effettuate l'accesso, un euro al mese, ragazzi, cioè, ma cioè, cosa cazzo è un euro al mese? E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao, boys!